Nel video di oggi vi andrò a mostrare la differenza tra il libro delle ombre e il libro specchio. Salve anime incantate, bentornate sul mio canale, questo è The Enchanted Apple e io sono Nia. Come voi ben sapete, questo qui era il mio libro delle ombre, però ho avuto degli incidenti di percorso dovuti alla tipologia di carta e quindi adesso ho dovuto cambiare il libro delle ombre e il mio nuovo libro delle ombre è questo qui. Magari ve lo mostrerò in un altro video. Se vi fa piacere vedere come l'ho realizzato o dare una piccola sbirciata a queste pagine, fatemelo sapere mettendo un like a questo video. Allora, innanzitutto il libro delle ombre è quello che poi noi vediamo all'interno di qualunque film che posseggono le streghe, ovvero un grimorio. Ovviamente la nostra pratica non ha affatto nulla a che vedere con i generi fantasy che ci ritroviamo all'interno delle serie TV o film tipo Harry Potter. La nostra è una pratica spirituale e noi andremo a riporre all'interno del nostro libro delle ombre tutto ciò che riguarda questa pratica. Quindi il libro delle ombre diventerà una sorta di manuale di istruzioni per quanto riguarda la pratica che noi decidiamo di praticare per lo appunto. Quindi all'interno del libro delle ombre ne scriveremo tutte le nostre corrispondenze per quanto riguarda gli elementi, tutte le corrispondenze per quanto riguarda il pantheon scelto, per quanto riguarda le varie divinità e tutto ciò che più ci interessa. All'interno del libro delle ombre inseriamo spesso anche gli incantesimi, all'interno del quale noi riportiamo tutto ciò che vogliamo apprendere e memorizzare fino in fondo. Ed ogni volta che magari noi eseguiamo un rituale oppure eseguiamo un incantesimo, prenderemo il nostro libro delle ombre per effettuarlo. Al contrario, il libro specchio è un libro all'interno del quale noi andiamo a inserire il nostro percorso spirituale e l'evoluzione del nostro percorso spirituale. All'interno del libro noi andremo a scrivere, ad esempio, come evolviamo giorno per giorno per quanto riguarda le nostre pratiche di meditazione, oppure per quanto riguarda i nostri rituali, oppure, per esempio, noi potremmo scrivere di aver eseguito tale rito o tale incantesimo. Scriveremo come ci siamo sentiti all'interno di questa pratica che abbiamo effettuato, oppure come per esempio ci siamo sentiti dopo, le sensazioni che avremo percepito, se le nostre invocazioni le abbiamo sentite veramente all'interno del nostro io interiore. All'interno del nostro libro specchio noi potremo andare a scrivere ad esempio l'evoluzione delle nostre meditazioni, ovvero per esempio verso e scriviamo l'orario. All'interno della meditazione che ho realizzato quest'oggi ho visualizzato me stessa per esempio all'interno di un flusso di energia di tale colore e di tale forma. Mi sono catapultata all'interno di tale posto con tali personaggi che hanno interagito con me eccetera eccetera. Alla fine della descrizione potremo andare a scrivere le sensazioni che noi avremo percepito. Come per esempio, durante la meditazione io ho percepito tali energie, tali sensazioni e mi sono sentita, magari possiamo fare un esempio come per dire, ho percepito un senso di calma o un senso di forza piuttosto che un senso di rassicurazione. Quindi questo libro specchio altro non è che un diario vero e proprio in cui noi andiamo ad annotare tutte le nostre sensazioni e tutte le nostre connessioni che riusciamo a ottenere. Ecco perché il libro specchio è considerato molto importante da molte persone, anche se non tutti sono soliti avere un libro specchio. Difatti non è necessario avere un libro specchio, però è molto utile, in quanto sarà pieno di insegnamenti quando poi un giorno andremo a rileggere. Mi fermo un attimo perché voglio ricordarvi di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, perché questo mi aiuterebbe tantissimo a crescere e a far sì che i miei video siano sempre migliori. Se il mio canale dovesse crescere, ovviamente io avrò più possibilità e più spunti di realizzare video, in quanto voi sarete un numero maggiore e mi sentirò molto più spronata a farlo.
Inoltre, sempre per supportare il mio canale, potete lasciare un like a questo video e condividerlo. Vi ringrazierei veramente tantissimo e dal profondo del mio cuore. Adesso prendo questo notebook per farvi un esempio. All'interno del nostro libro specchio noi andremo quindi giorno per giorno a scrivere tutta la nostra pratica che effettuiamo e tutte le nostre sensazioni al riguardo. Anche se magari quel giorno non pratichiamo, noi potremmo scrivere: questo giorno non mi sono sentita connessa, non ho sentito di aver avuto il bisogno di fare tale rituale. Quindi è molto utile magari iniziare mettendo una data in alto e andando poi a scrivere poi il messaggio che noi vogliamo lasciare trascritto. Quindi non c'è alcun bisogno di tenerlo bello ordinato, carino, perché appunto deve essere un diario dove c'è proprio il nostro flusso di coscienza, così possiamo chiamarlo, e dove ci sono tutte le nostre poi annotazioni che riteniamo necessarie all'interno. Questo era un piccolo video di introduzione dove vi ho mostrato appunto le differenze tra il libro delle ombre e il libro specchio. Detto questo, spero di avervi detto tutto e spero che il video sia stato chiaro. Se avete delle domande, dei dubbi, basterà lasciarmi un commento qui sotto in modo che io potrò rispondere a tutte le vostre domande. Quindi sono a vostra disposizione e mi raccomando, consultate sempre l'info box qui sotto, così che potrete avere ulteriori informazioni casomai io abbia dimenticato di dire qualcosa all'interno di questo video. Inoltre nell'info box trovate tutti i link ai miei social, dove potete collegarvi con me in modo da ricevere sempre tantissimi spunti in quanto io giornalmente li aggiorno e quindi potete avere tanti spunti per la vostra pratica. Detto questo, vi lascio un grosso bacio e alla prossima!